Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Foreclosed, un gioco sviluppato dagli Antab Studio, un team tutto italiano con sede a Milano. Il gioco uscirà, o è uscito, dipende quando vedrete il video, il 12 di agosto, perciò non so ancora dirvi il suo prezzo. Che cos'è? È un'ambientazione cyberpunk ed è un'avventura dove andremo un pochino a scoprire un po' di cose nuove. Vediamo, lo proviamo insieme per la prima volta. Pupazzi inanimati, attraversati dal tempo. Siamo la carcassa erosa dagli eventi che ci strisciano addosso. Ironia della sorte, avevo appena smesso di esistere. E la scelta più importante della mia vita era ad un click di distanza. E io premo. Con questi effetti sonori tipo 13. Devo premere il ok, backspace. E inizia la routine. Buongiorno. Ok, iniziamo. Vediamola perché sembra essere una cosa molto molto particolare. Siamo in un estremo futuro. Vediamo se è società utopistica o distopica. A debito dell'affitto fallito, prima dell'assegnamento dell'unità abitativa, verificare con il principale che l'ID degli impianti sia autorizzato. Buon proseguimento. Possiamo andare muovendoci con WASD, le varie mail. Qui, allora, vediamo cosa c'è. Tuo robotico paradiso di lussuria, sincronizza i tuoi impianti con le loro che meritare. Hanno messo anche gli eroi che mettono negli annunci falsi. Solito tavolo dell'Asimo stasera, sento che tengono d'occhio. Che ci tengono d'occhio, dobbiamo parlare. Potremmo essere in pericolo, sono serio, non darmi buca. Poi abbiamo una notification che con la E possiamo andare a vedere. Vediamo. Mr. Evan Kapnos, Mist no. identity implant Impianto di identità KPN4722. Proprietario del suo debito di identità, nonché il suo datore di lavoro, SecureTech, è fallito. Le belle notizie della mattina. Pertanto ho dovuto autorizzare il pignoramento della sua identità. Lei è in una fase di stallo, fino all'asta. Il suo ID resterà sospeso. Dissuasori mentali le impediranno di abbandonare la città. L'identità dei suoi interlocutori sarà censurata. Il suo accesso alla blockchain sarà disabilitato. La sua arma di ordinanza è stata dissociata dal suo ID. In ottemperanza con il protocollo, le è richiesto di recarsi presso il tribunale entro le 4 di pomeriggio di oggi. Oltre a tale termine, vi vedrò costretto a considerarla non collaborativo. Le auguro buona giornata. Le premesse sono assolutamente ottime, soprattutto perché mi ricordano molto Altered Carbon, dove si agiva con le anime, insomma, che venivano trasferite in vari corpi. Ora, la cosa che mi incuriosisce di più è che cosa vuole dire il fatto che la mia identità è stata dissociata. Boh, ho fatto anche cadere le bottiglie, ma direi che la prima cosa che mi viene da fare è vestirmi, no? Bello che si avvia al piano di cucina. La grafica è un shader bellissimo. E guarda dentro, due acquisto veloce. Ah, posso acquistare direttamente da qui. Ok, sembra molto intrigante. Eh sì, l'ho detto anch'io, infatti. Ah, c'è l'arma. L'arma secondo me funziona un po' stile Star Trek, dove, dato che è stata dissociata dalla mia identità, probabilmente non spara perché è legata all'impronta digitale. Ma cosa dice? No, i vestiti saranno qui. Infatti. Ok, andiamo. Bello con la visuale della telecamera. Io che esco. Cos'è Orwell? Queste cose mi fanno impazzire. Mi stanno tenendo d'occhio. Intanto sto scendendo con l'ascensore. Devo andare di là, mi dice anche dove devo andare, quindi non si scappa. Non ho neanche guardato la pistola perché tanto so che sarebbe stato inutile, però magari chissà.
Chiedi al tuo datore di lavoro un aggiornamento del firmware. Better firmware, better you. Ok. Sonoro mi dà proprio l'idea di caotico, a parte il fatto che... ecco che cosa voleva dire quello che ha detto il... Gli altri non li posso vedere, sono praticamente censurati. Ma pensa a te. Mamma mia. Non era iniziato come il mio giorno migliore, ma era ancora presto. C'era tutto il tempo per peggiorare le cose. Mi stanno tenendo d'occhio, ha detto, è sceso, mi stavano controllando. Ok. L'unico dubbio che mi viene a sto punto, però, è guardare nelle impostazioni se c'è qualcosa... No, ma credo sia solo doppiato in inglese. Fatemi fare un check, sì, solo doppiato in inglese, ma giustamente. Oh, ho visto qualcosa. Firmware sperimentale inizializzato. Cioè, praticamente ho visto nero, mi hanno preso... E mi hanno fatto qualcosa? Schiva Alt. Ah, è il proiettile un po' alla Super Hot. Fuggi, gioco! Che cacchio stai facendo? Mi hanno chiuso la porta. Posso andare di qua? No? Posso andare di qua? No! Mi hanno ucciso. Riprova, vediamo. Allora, di là non posso andare. Vado di qua. Di là esce il tizio, io scappo di qua. Mi rifugio qui. No, devo andare di qua. Mamma mia, che fase concitata. Di qua non posso andare. Posso accettare una chiamata? Sì, accetto. Sto sbloccando l'area di servizio. Ok, c'è qualcuno che mi vuole bene dall'alto. Oltrepassa il cancello se vuoi vivere. Sì, ma fammi... Mollami 2 secondi. Ok, grazie. Eravamo al 17° piano, quindi eravamo ancora in una zona abbastanza elevata della città. Qua vedo... È affollato qui fuori. Lo so che hai un sacco di domande, ma ho bisogno che ti fidi di me. È un po' Morpheus. C'è una copertura proprio davanti alla porta. Stai giù e vieni fuori lentamente. Ok, è Morpheus. Sì. Ci accovacciati, apri. Ok, mi avvicino. Ok, mi può vedere. C'è un punto cieco dietro quella turbina. Prova a raggiungerla, cerca una via d'uscita. La turbina, io non so cosa sia, però... Intanto mi muovo qui, spero non mi vedano. Ah, lì dietro devo andare, ok. Come ci arrivo lì però? Ok, adesso non sta guardando nessuno! Riprova, dai. Dai, che mi sento... Andiamo. È davvero, davvero particolare questo gioco. Sì, sì, ho capito. Mi accovaccio, apro, esco. Andiamo. Lo so, ma devo nascondermi. Allora, dobbiamo studiare bene il percorso, perché... Prima mi ha visto il tizio lì. E secondo me non riesco a passare. Aspettiamo un attimo e vediamo come si evolve la situazione. Ok, quello guarda solo da quella parte lì. E non sono convinto di riuscire a passare. Lì tutto sulla sinistra. Allora, lui si gira. Ok, no, devo andare di là per forza. Appena si gira questo, vado. Adesso. Sì, infatti si può passare di qua, non c'è altro modo. Ora guarda il serbatoio a destra. Sto aprendo il condotto lì di fianco. Ok, grazie. Ma come ci arrivo là? Appena si gira quello. Ok.
può essere veloce. Andiamo a muovermi di qua. Ok. Fermo lì, che mi sa che ha visto qualcosa. Perché è uscito un fumetto sulla testa. Ok, torni indietro di lì e io passo di qua. Ciao. Spettacolo. Mi devo proprio voltare. No, mi ricorda tantissimo 13, anche se è un gioco completamente diverso. Ok. Di qua. Ma no, mi sa che il mio senso dell'orientamento non è nulla di che. O magari mi ha detto qualcosa che non ho visto. Comunque qui ci sono degli indicatori. Qui c'è una leva con cui non si può fare niente. Di qua c'è un posto. Però non lo so. Adesso vediamo se trovo qualcosa da fare qui, ma dubito perché ci sono già stato. No, l'unica cosa che mi viene in mente è questo. Ma non è che ci sono... Non lo so. O sono finito giù da lì, non lo so. Adesso vediamo. È possibile, eh? Sì, infatti ero finito giù da lì. Ok, adesso è giusto. Sì, so che voi sicuramente sarete lì a sbracciarvi e dire ma no, era lì, dovevi andare da lì. Però posso scendere da qui o andare di qua? Io vado di qua. Scendiamo normalmente, non ci lanciamo giù, che magari poteva andare peggio. Ok, adesso si è in giù, tanto uguale. Sì, non è successo niente, non c'era nessuno. Continuiamo a muoverci, no, vorrei camminare normalmente. Ok. Potrebbe succederti qualcosa di strano agli impianti. Hanno elaborato un nuovo update. Stava già accadendo e c'ero dentro fino al collo. Menu impianti. Il gioco si apre pian piano e ci fa vedere quello che possiamo fare. Non avevo mai visto nulla di simile. I miei impianti stavano letteralmente imparando dalle mie esperienze. Ho appreso dispositivi non protetti possono essere violati. Questa abilità è sempre attiva. Ok. E poi non ho più nient'altro. Ok, meno impianti I. Perfetto, quindi posso violare questo premendo, credo, le frecce direzionali. Vediamo un po'. Non capire come fare. Non lo so, adesso... Qui si può violare in qualche modo, quindi devo capire con quali tasti. Quindi diamo un'occhiata magari allo schema dei controlli. Attacco silenzioso, attiva poteri, mira, spara, telecinesi, menu impianti, menu di pausa. Attiva, disattiva, questo no. No, vorrei capire come funziona, perché fammi vedere menu impianti. E non c'è nient'altro che io posso fare. C, spazio. No, non c'è niente, niente di niente. F1 mi dice, però F1 non credo faccia niente. Cerchiamo di capire cosa succede qui. Su, sinistra, giù, giù. Ah, partiva al contrario. Ok, ho capito adesso. Allora, fammelo rifare. Partiva dall'alto per quello che non partiva. Allora, su, sinistra, su, destra. Ok, aperto. Si fa con la freccia direzionale, perfetto. Ho rilevato la tua posizione, provo ad avvicinarmi. Mi sono bloccato qui. Ah, sta arrivando con un autovolante. Lì sopra. Ah sì. Quindi devo salire lì.
Devo salire, quindi devo tornare dentro. Devo tornare di sopra allora. Anche perché non c'è altro modo di poter interagire. Quindi devo uscire. Ah sì, si vede lì. Quindi backtracking c'è. Ok, torniamo dentro. Dovrebbe essere subito qua l'uscita. Credo, perché vedendo il... Sì, credo che dovrebbe esserci un tunnel qui. Infatti, adesso ci mette subito alla prova con un altro test. Allora, giù, di là, giù, di là. Ok, aperto. Fantastico. Ok, sì, qua esce. E vediamo. Vediamo dove andiamo. E soprattutto chi guida. Ma sembra nessuno, perché sembra che qua guidino tutto in remoto. Click. Bello l'effetto della pioggia, mi dà un po' l'effetto Blade Runner. Capnos, giusto? Lieta che tu sia ancora vivo. Ascolta, non abbiamo molto tempo, ma credo di doverti delle spiegazioni. Dovrò fare alla svelta, quindi c'è qualcosa che vuoi sapere prima di procedere? Cosa sta succedendo ai miei impianti? Non sono esattamente a norma. O forse, o meglio, ti è stato installato un firmware sperimentale. Non l'avresti dovuto scoprire ora. Sto zitto. Chi sei? Mi chiamo Dalia Kari, sono la CEO di SecureTech. O almeno lo ero finché questa bomba del fallimento non mi esplose fra le mani. Quindi ci sei tu dietro questo casino? Sono coinvolta in ciò che accade ai tuoi impianti, ma di certo non sto cercando di ucciderti. Che hai fatto ai miei impianti? Ah, me l'ha già detto, mannaggia, gliel'ho già chiesto. Non posso saltare. Vediamo adesso. Sembra che piuttosto ben... Sarei un cazzo di esperimento, adesso reagisco male. Non solo tu. Ah, bene! Il firmware era in fase di testing in molti dei tuoi colleghi del dipartimento operativo. Guarda caso poi è ben chiuso. Cos'è andato storto? Non mi aspettavo il fallimento di SecureTech. Stanno cercando di sabotarmi. Chi? È quello che sto cercando di scoprire, ma dobbiamo cooperare per questo. E perché dovrei aiutarti? Perché se no mi fate fuori, ovvio. Chiunque stia cercando di sabotare SecureTech ha già eliminato tutti i tuoi colleghi. Ah, ok. Avrai notato che qualcuno ti sta cercando di fare finire il lavoro. Altre domande? Che diavolo succede alla SecureTech? Che è vero, mi chiedo perché. Sì, fin lì. All'improvviso i nostri fornitori hanno reclamato. Segnalo il refuso sulla traduzione. Ok, come mi tiro fuori da questa merda? Nel laboratorio di SecureTech c'è un'arma costruita per connettersi ai tuoi impianti ed estenderne le funzionalità. Se riuscissimo a recuperarla, sarebbe decisamente più semplice sopravvivere mentre capiamo che c'è dietro questa storia. È quasi più intrigante di Cyberpunk, vi dico. Viva gli indie! È esattamente quello che stiamo facendo. Devo solo trovare un posto sicuro dove atterrare. Fammi controllare. Non stai neanche guidando te. Qualcosa non funziona qui, sono stato messo dal sistema di sorveglianza SecureTech. Il tuo firmware dovrebbe già essere in grado di connettersi a distanza. Riesci a bypassare l'accesso alle telecamere? Sì, a voglia. Giù, su, destra, di là. Ah, le controllo io. E anche un po' Watch Dogs. Attenzione, stiamo guardando il suo ufficio e sembra che ci sia qualcosa in ufficio. Ma dai, non è originale come trovata, ma non me l'aspettavo assolutamente. Vediamo. Ok, c'è un parcheggio. Lì dice che non è sorvegliato, quindi direi che siamo in una botte di ferro. Leave control. Ok, dai, andiamo. Qua non c'era nessuno, però di sotto c'era qualcuno in ufficio. Sta arrivando qualcuno. Via, 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 nasconditi.
Non vediamo chi è. Nuovo update elaborato. Vediamo cosa si sblocca. Questo surriscalda gli impianti del nemico ignaro a distanza ravvicinata. Questa abilità è sempre attiva. Fantastico, vediamo se riusciamo a fargli qualcosa. Con la Q, devo premere il 2. Sono meglio di Hitman. Qua non ha, l'espediente è bellissimo, seppur non originale. Non posso rubargli l'arma perché è vincolata all'identità. Fantastico. Andiamo. Ma dai. Amministrazione, vai. In quando ci si guarda intorno si usano le frecce direzionali invece per scegliere le varie scelte multiple. È ispiratissimo, mamma mia. SecureTech, siamo dentro. Adesso vediamo di andare dove dobbiamo andare. Posso friggere anche questo? Direi che in tutti quegli anni la SecureTech è la prima volta che mettevo piede nella sede amministrativa. Posso friggerlo? No, evidentemente questo non lo posso fare. Però secondo me ce n'è un altro lì sotto. Ma scusate, ma ho un cooldown? Ah, devo avvicinarmi probabilmente. Devo essergli proprio vicino. Vediamo. Vediamo se funziona. Perché non ho armi al momento. Poi si parla anche di telecinesi, quindi... Vieni qui. Da bravo. Mi dice dove devo andare. Ok. Lo vede qualcuno? C'è troppa gente lì. Ok, siamo negli uffici. Volevo... Volevo friggere pure lui. Lui ha sentito qualcosa, anche quello sotto. Frigo lui, vediamo un po' se se ne accorge qualcuno. No, non se ne è dato nessuno. Ok, adesso va anche lui. Arrivederci. Apri la porta. Questi sono bene o male diversi sempre. C'è questo. Su, giù, di là, giù. Vai dentro. Ok. Qui ce n'è un altro. Però qui c'è... Ok, no. Qua possiamo vedere fuori quello che succede. Gli arriviamo alle spalle. Sei immobile. Ok, friggi pure lui. Stiamo diventando un Robocop. Questa è la stanza del CEO. Quindi tecnicamente qui c'è qualcosa. Ok, apri, invio. Ah, apro la porta dell'ufficio. Ok. Ma quindi sono uscito da questa? Ah, era il giro, ok, il giro... Ok. Scusa, apri. Aha. Un ascensore segreto. Privato. Ce l'hai fatta a trovare i laboratori? L'arma è al poligono, settore 2. Ah, non so che di più generi. Watch Dogs, Cyberpunk, Control. Una grafica alla 13. Ah, posso sfogliare così. 30 kg, 50 kg, 100 kg,
Test campo elettromagnetico, salata, influenza, ok. Ah, qua sono le prove di telecinesi, ok. Riprova, c'è un errore d'accesso. Che è successo? Alex Keyclose. That name popped up way too often not to be suspicious. Ah, devo bloccare questo. Non so cosa devo fare qua, perché devo attivare quattro interruttori. Quindi probabilmente devo andare in giro e cercare i quattro. Questo è debito di identità interamente acquisito. Qua, ah, ok, è tutto così. Due. È bello perché si potranno magari leggere anche documenti, immagini, ipotizzo. Poi se qualche sviluppatore guarderà il video e vorrà rispondere, sarò onorato di essere corretto in caso dovessi dire qualcosa di sbagliato. Allora, qua ce n'è un altro. Fantastico, fammi vedere. Giù, giù, su, giù. Ok, avviato anche il terzo. Ok, ne manca uno che non ho idea di dove sia, ma sarà qua intorno per aprire la porta. Qua sotto ce n'era uno e l'abbiamo aperto. Questa è una cassa che non possiamo aprire. Mannaggia, dov'è l'altro? Che debba tornare indietro. Non credo. Qua dentro, ben nascosto, su di là, giù di là. Ok, posso aprire anche questo però. Ok, andiamo a vedere. Adesso mi sono ovviamente perso e non so più dove andare. No, era la porta qua che si è aperta, ok. Perché non mi sembrava. Il senso dell'orientamento l'ho sempre detto che non è propriamente il mio forte. Credo che, ve lo anticipo già, ed è quello che dirò a fine video, potrebbe essere una delle mie sorprese di quest'anno, questo gioco. Sincronizzazione. Dai, ci sincronizziamo con l'arma nuova. Poi si inizia a sparare. Eccola. Riesco ancora a sentirlo, quel brivido freddo sotto la pelle. Prendi. E qua si aumenta la pistola un po' stile Control. Ok, quindi abbiamo due menu, F1 e F2, quindi potenziamo i nostri impianti e potenziamo la pistola. Fantastico. Adesso si può mirare, quindi diventa. Questo è il poligono. Progresso, calibrazione. Ok, abbiamo fatto esperienza. Dobbiamo salire qui. Sì, che ci porta lì sopra. Ho appena ricevuto una notifica dal programma di calibrazione. Sembra che tu sia sulla strada giusta. Ti aspetto sul tetto. Tieni un basso profilo. Ma voglia, voglio sparare come se non ci fosse un domani salendo verso il tetto. Voglio proprio vedere, ma probabilmente non dovrò tenere un basso profilo. Infatti. Non c'è ricarica, credo vada in surriscaldamento.
Non so se tenga conto delle hitbox, nel senso che tenga conto se è colpito in testa o meno. Non c'è ricarica, io continuo a premere comunque la ricarica. Dovrebbe surriscaldarsi, sì. Oh, bello che mi ha sparato attraverso il vetro. Una volta che poi subiscono danno, diventano inermi, nel senso che non controbattono, subiscono e stanno zitti. Dovrebbe esserci una barra che mi fa vedere il surriscaldamento, se no continuo a sparare come se nulla fosse. Ok, il basso profilo l'avevo previsto, non l'avremmo tenuto. Ok, andiamo, fin qui è tutto molto semplice. Devo aprire questo, devo sbloccare questo, devo andare su giù. Ok, apriamo la porta. All'improvviso gli impianti captarono un segnale, da dove arrivava? Ah, c'è un segnale. L'interferenza era vicina. Ah, captiamo questi segnali. E mi dice dove sono più vicino. E probabilmente poi mi uscirà qualcosa da cliccare quando ci arrivo vicino. Sono proprio vicino vicino. Qua sono lontano, qua sono vicino. Dove cavolo è sto coso? Qui. No? E dov'è? Non trovo nulla qua. No, qua sono proprio lontanissimo. Qui no, avanzo, avanzo di qua e qua c'è. Ah, eccolo lì. Tengo premuto. Non avevo idea di cosa fosse, ma a quanto pare i miei impianti sì. Ah, ok. Esperienza. E abbiamo livellato. Quindi posso... Cosa posso fare? I punti di esperienza disponibili 1. Posso fare l'aumento di un'abilità? No. Posso sbloccare uno di questi, ok, con F1 e F2 posso andare a potenziare, aumenta la rata di fuoco, i proiettili esplodono all'impatto, penetrano l'armatura, mentre invece qui è attiva uno scudo mentale per un periodo limitato, queste sono le abilità veloci. Innalza una barriera mentale, qua me ne servono due, ma crea un campo energetico che danneggia i nemici, dai mi piace, voglio prendere questo, spendo un punto, lo metto lì e mi si metterà, sì, lo mettiamo sul tasto 1, ok. Dai, andiamo adesso, così proviamo a vedere il nuovo campo magnetico. Tanto ci saranno nemici ancora qui. Eccolo lì, l'uno. Ma l'ho attivato? No, mi pare di no. Sono anche morto. Uno. No. Mi sa che non sono ancora livellato in questo punto qui, eh? Eh no, infatti. Va bene ragazzi, allora, che dire? Questo era Foreclosed. Un gioco veramente che potrebbe essere il gioco dell'anno per me, gioco indie. Uno dei giochi dell'anno, non voglio poi sbilanciarmi ora. Però rimango comunque a disposizione eventualmente per portarlo in live. Ripeto, il gioco uscirà il 12 di giugno, di agosto. Fatemi sapere che cosa ne pensate, un grazie agli sviluppatori per l'opportunità di portarlo sul canale. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!